Fine primo tempo Real Junior Vicos, siamo qui con Cirino. Cosa ne pensi di questo primo tempo? Stiamo giocando molto male e penso che giochiamo un po' meglio nel secondo tempo e battiamo la partita. Fine primo tempo siete sotto di un gol, cosa pensate di fare per rimontare? Spero che vinciamo questa partita e giochiamo meglio. Va benissimo, grazie mille. Fine primo tempo Real Junior Vicos, siamo qui con Bassolillo. Cosa ne pensi di questo primo tempo? Stiamo giocando abbastanza bene, la squadra per fortuna stasera gira bene rispetto all'anno scorso, quindi speriamo di vincere. Cosa pensate di fare il secondo tempo per mantenere questo risultato? Dobbiamo segnare e poi mantenere un po' di più alta la difesa. Va benissimo, grazie mille, in bocca al lupo. Partita Real Junior Vicos, siamo qui con Buonocore e De Vincenzo, migliore in campo della partita. Partiamo proprio da Buonocore, come ti è sembrata questa partita in generale? Mi è sembrata che stiamo ancora non stiamo ancora in ritmo nostro. Siete ancora in rodaggio? Siamo un po' invecchiati, ruggini, però sono convinto che la nostra squadra in futuro inizierà. Sicuramente è stata una partita comunque molto affiatata e molto durata fino alla fine. Seppure comunque dico che noi veniamo qua per dirci. Ovviamente è la cosa più importante. Senti, più che altro una cosa tecnica, cosa è mancato secondo te per portare la vittoria a casa? La cattiveria calcistica, ve lo parlo, perché già vedendo i più piccolini avevamo pensato, vabbè, ce la facciamo tranquillamente, partivamo che non devono segnare, qui ci hanno segnato. Da lì mi superano i mai. Sicuramente, ma quello sarà sempre così. Pensate di modificare qualcosa per le prossime partite? Sicuramente. Ok, perfetto, a chi vuoi dedicare con le prestazioni? Vabbè, gli miei amici comunque ci sono da divertire pure a lui. Va benissimo, grazie mille, in bocca al lupo. Bene, adesso siamo qui con De Vincenzo, migliore in campo in assoluto della partita. Appunto abbiamo chiesto prima a Buonocore, adesso chiedo a te cosa ti è sembrato in questa partita. Niente, è stata una bella partita, soltanto che poi abbiamo subito questi gol abbassando la guardia e questo non lo dobbiamo fare, quindi comunque nel corso del tempo modificheremo questo. Ovviamente, e senti, come abbiamo detto anche prima, una partita molto combattuta e affiatata, infatti il risultato è stato più o meno quello fine alla fine, l'avete portato fino alla fine. Secondo te nelle prossime partite cosa modificherete per... La prima cosa è non abbassare la guardia, la seconda cosa ovviamente è il fiato. In realtà perché ho visto due di loro in campo, che comunque non voglio fare nomi, che non ce la facevano, già dopo il primo tempo stavano per te. E sinceramente devono impegnarsi su questo. Comunque è una squadra molto compatta, molto unita e si vista anche in campo. Ti chiedo come ultima cosa a chi vuoi dedicare i tuoi gol. Lo dedico alla mia famiglia e alla mia fidanzata. Un bacio. Va benissimo, grazie. Grazie mille, arrivederci. Grazie ragazzi.